Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che tu credi. Se tu credi che questo sia un momento di grande sconforto nella tua vita, se tu pensi che questo sia il momento peggiore della tua vita, se tu credi di vivere mille più ingiustizie e se tu credi a tutto ciò che ti dice la tua mente, che anche è vero, sappi che lo stai realizzando e sappi che sarà così. Allora io ti dico che è una persona intelligente, una persona evoluta, una persona che va incontro alla conoscenza, bypassa la propria mente e racconta delle sue bugie che possono divenire delle grandissime realtà. Ti dico un segreto. Ad un giocatore che non giocava in passato, ad un giocatore che aveva nel suo conto corrente in banca meno, un giocatore che era sulla disperazione, io facevo capire a lui che era uno dei più forti del mondo. E la cosa meravigliosa è che lui era una persona estremamente intelligente. Aveva capito come bypassare la sua mente critica insieme a me e cercare di creare nel suo circuito energetico un programma meraviglioso, potente e forte. A distanza di 5 anni, questo giocatore non solo è diventato forte, fortissimo, poi è diventato uno dei migliori al mondo. Ha realizzato tutti i suoi sogni. Allora io dico, se tu vuoi realizzare i tuoi sogni, non devi ascoltare la tua mente, ma ora più che mai devi sognare. Devi cercare di capire che i geni nascono in questo momento. I geni, le grandi idee nascono in questa situazione. È proprio nel momento della grande disperazione che c'è la trasmutazione per una persona positiva. Pertanto la tua anima in questo momento ha la possibilità di uscire. Ascoltala. Ascoltati. Che cosa senti? Che cosa provi? Che cosa dice il tuo cuore? Non dare potere al negativo, non dare potere a quelle persone nefaste che ti dicono delle cose che non vanno bene. Cerca di dare potere ai tuoi sogni, cerca di dire che questa esperienza ti farà più forte. Questa esperienza mi farà più forte, questa esperienza è fortissima, mi tempererà, tirerà fuori in me mille risorse, mille idee, mille talenti. Mille cose meravigliose e positive. Fallo, amico mio. Fallo, amica mia. Da anima ad anima. È un ordine, non è un consiglio. Perché se tu sei qui a guardare questo video, significa che la tua anima ti ha chiesto di guardarlo e di prendere il meglio. Pertanto questo è un momento di grande svolta. Oggi, 6 dicembre 2021, Karma 5, rimane nel tempo. Tu puoi sognare. Forza, più forte che mai. Ciao!